Salve a tutti! Allora, come vedrete da questo schermo nero potrete capire che questa è un'introduzione del video che verrà ora. E intanto, cari amici, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e iscrivervi, ma perché? Stavo cercando io una nuova app da scaricare perché voglio continuare la serie delle app trash. Ne ho fatto ancora un episodio, che è quello lì di piante contro goblin, e vi apparirà ora la scheda. E comunque ho cercato qualche cosa che somigliasse a Crash on the Run. E dicevo, ma cosa posso scaricare? Ma cosa posso scaricare? Ma cosa posso scaricare? E alla fine ho trovato questo. Jeffy the Puppet vs. Yoshu Run Adventure. E ho capito subito. Intanto vediamo appunto la pagina dove c'è scritto. Informazione. Contatto sviluppatore, c'è scritto. Ah sì, c'è scritto di chi è il gioco. Informazioni sul gioco, lotta classica. Stile platform contro i mostri alieni, anche i big boss. Poi vabbè, tutto in inglese. Welcome to the new game, Super Yoshi. Ah, si chiama come Super Yoshi? Si chiama Jeffy the Puppet. Yoshi Island Adventure vs. Jeffy the Puppet Jungle Running and Jump. Cosa? Vabbè, un po' di cose. Poi le recensioni. Il gioco è bello, ma sembra non sia possibile salvare i livelli fatti. Adoro quest'app, è fighissima! Adoro col cuore. Mi piace molto Yoshi e Pucci, quindi è bellissimo! Voglio vedere però anche le recensioni da una stella, cosa dicono. Vediamo. Non mi piace. Hashtag noioso, orrendo. È come Super Bowser vs. Logan Jeffrey Run Adventure. Ok, non conosco questo gioco, ma mi piace questo titolo. Adventure solo con Yoshi e poi tante facce di vomito. Ma andiamo subito a provare quindi Jeffy the Puppet vs. Yoshu. Allora c'è di buono che intanto è in questa disposizione orizzontale, quindi mi evita questo molto editing. Poi vediamo le opzioni. Intanto qua c'è il suono che si può togliere o lasciare, ma un suono fastidiosissimo, però vabbè. Questo è per comprare qualcosa. Sì, Yoshi. Ah, non è Yoshu? Peccato. Jeffy Locked. E il terzo personaggio non si può prendere. Questo cos'è? No, in realtà non ci si può cliccare. Ma cominciamo, dai, vediamo di cosa si tratta. Io ho cominciato, ho fatto cioè, l'inizio di questo livello. Guardate, intanto c'è Yoshi che corre nel caricamento. E questo è lo sprite di Yoshu! Sì! È bruttissimo perché è tutto strecciato verso l'alto. Quando cammina diventa più normale, però ha questa tutina spaziale. Poi questo è chiaramente il primo livello di Super Mario. C'è anche il doppio salto, sì. E ci sono le pesche. Un classico Yoshu che mangia le pesche. La banana. Cosa fa la banana? No, da 20 punti. E poi ci sono B e A. Con B posso lanciare queste cosine. Con A sa. Aiuto. Ok. Stupida lumaca che lancia i pesci. Ma perché non ho. Perché questa lumaca lancia i pesci? È scomparsa la B. Ah, perché forse ho usato troppi semi e quindi scompare. No, cosa ne potevo sapere io? Voglio prendere le monete per sbloccare anche Jeff, che vedete qui in alto. Ok, si è abbassata la cosa, però. Vabbè. Lo vedete qua in alto a sinistra, Jeff. Ok, se prendo le pesche. Oh, di no, ma non posso scendere nei tubi. No, non c'è l'opzione per scendere. Ok, ammazziamo questi stupidi. Non so cosa siano in realtà. Ricci. E continuiamo la nostra avventura. Adesso c'è un uccello arrabbiato. Chiaramente Angry Birds, questo qui. No, no, mi sta attaccando e mi ha tolto un po' di energia. Vedete, lì in alto c'è l'energia accanto a Jeffrey. Come si chiama Jeffrey? Aiuto, perché? Stavo andando avanti da solo. E ci sono anche dei fantasmini. Ma quanti? Quanta varietà di nemici. E prendiamo le. È troppo brutto questo sprite di Yoshi. Anzi, di Yoshu. Posso salire così? No. No, non scomparire, banana. Voglio i 20 punti. E poi. Ok. No, sono caduto, game over.
Allora, vediamo se riesco finalmente a superare questo punto. Come vedete, sono con 4 vite. È impossibile, questi stupidi Angry Birds sono la cosa più forte del mondo. No! Allora, ho anche cambiato personaggio. Voglio riuscire a fare questa parte. Ok, no, mi ha spinto! Allora, ci riprovo. Io giuro che questo è il gioco più difficile che io abbia mai fatto, altro che Crash 4. Sì, dai! Ti prego, checkpoint. Aiuto! Sì, ho superato il primo livello, ho fatto game over, guardate, perché adesso sono di nuovo con 9 vite, non lo so perché ho perso di nuovo. Ma è il gioco più impossibile che io abbia mai fatto. Dai, facciamo il livello 1-2. Porca miseria! Ed è tutto di notte. Guardate che atmosfera curata. Però vabbè, prezzo, si vede che c'è un minimo di sforzo. Non capisco perché il titolo Jeff Koso versus Yoshu. Non capisco cosa c'entra Yoshi con tutto questo. Però un minimo di sforzo c'è, lo vedo dal fatto che c'è la... il salto a muro, guardate, se salto... ok, così, visto c'è il salto sulla parete, il salto sul muro... ah, stupido riccio! Ce l'ho a morte con tutti i nemici di questo gioco, mi hanno ucciso non so quante volte. E soprattutto con voi, stupidi Angry Birds! Guarda, guarda... cosa? Togliti! Aiuto! Di una feroce, di una... cattiveria nei miei confronti. Seriamente la lumaca che lancia i pesci? Seriamente? E si ricomincia. E che noia. Togliti, stupido lumaca che lancia i pesci. Forza, intanto vi ricordo di seguirmi su Instagram. C'è il link in descrizione, perché lì sono molto attivo. E per esempio stasera farò una diretta. No vabbè, non ce la posso fare io. Dai, ma sono immortali! Ok, scherzavo, non c'è uno sforzo per fare questo gioco migliore. Fa schifo! No, non è vero, non si dice fa schifo. Però che cavolo, gli Angry Birds sono imbattibili! Se li sparo... i pescetti, fino a quanto vanno avanti? Ah, ok, pensavo per sempre. Uccidiamo questi mostrini che sono quelli più simpatici perché non fanno niente. E ora c'è il boss finale, eccolo. Che poi certe volte se ci si salta in testa... gli si fa male, invece altre volte no, senza una logica apparente. Non mi interessa di cosa ci sia sotto, io voglio continuare. Via, via, via. Morto. E poi inseguono per tutto il livello gli Angry Birds. E che caspita. Penso che questo sarà l'ultimo livello che faccio perché... questo gioco è veramente impossibile. E non lo dico per modo di dire. Allora, quante... ah, con una pesca otteniamo un seme. Visto c'è in alto il seme, il 3. Perché quella pesca si è suicidata? Ci sono anche questi mostri. Muori, ti prego. Morto! Sì! Non ci posso credere. Per ogni uccellino che muore si festeggia in un paese del mondo. Ok, sto per morire. Save. Perfetto. Adesso che sono... non va indietro. Se si fa avanti e poi indietro. Ah, ok, ora ci sta andando. Prima non ci è andato. C'è la banana per l'energia. Vediamo se riesco a completare questo livello senza fare game overs. Game overs. Cos'è? Cos'è questo coso felicissimo? Uccidiamolo per sicurezza. Ora ci lancia il pesce. Ecco. Lumachina. Anzi, chiocciolina. Ciao. No, ci sono questi così felici, toglietevi, non voglio farvi del male. Ce l'ho fatta? Ho completato persino il secondo livello? What? What? Sono troppo contento. Level complete. Basta, basta, questo gioco non è il caso, non è il caso. Però, ma si può uscire in qualche modo? Non si può nemmeno uscire dal livello. Aiuto, vabbè, mi metto qua sopra. Comunque, se vi è piaciuto questo video sulle app trash, mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. Attivate la campanella per ricevere notifiche ogni volta che caricherò un video, non dovete perdervi mai. E
ci vediamo ad una prossima, un prossimo appuntamento. Voi intanto, se ne trovate alcune, consigliatemi delle app trash. Ci vediamo nel prossimo appuntamento di App Trash, che sarà prima o poi. Intanto ci sono altre serie sul canale fantastiche. Io e Jeffrey e Yoshu vi salutiamo e bye!